What's up, signori? Sono GK. Bella ragazzi, come sempre qui è Giampetta che vi parla. Dai, va, dai pronto. Ah, che poi incredibile, ma questo sì, ragazzi, è il mio primissimo video su FIFA 15. Quindi mi sono detto perché non farlo insieme al mio storico Certo, avversario. ovviamente ti devi far devastare da me, ovvio. Ma certo, ma certo, ma orca puttana, non ho fatto la formazione poi. Non ci ho minimamente pensato. Aspetta, perché devo fare. Sì, aspetta, ormai hai fatto, basta, via, No, parla. no, che ho fatto? Buono. Dove sta William? Ah, eccolo, non lo vedevo. Vabbè, Drogba non lo metto. Poi direi che posso schierare Ramirez al posto di Fabregas. Parti. No, cosa sto facendo? Speriamo solamente che comunque i calci d'angolo li battano dalla bandierina. Perché da dove dovrebbero batterli? A cosa alludi, Dietro Johnny? la porta. Ah, stai alludendo a questo. Comunque, ragazzi, essendo il mio primo video di FIFA 15, volevo darvi anche alcune notizie. Allora, prima di tutto, vabbè, cominciate a lasciare subito 8.000 likes se volete altri video in compagnia di Johnny. Ma volevo spiegarvi un attimo quello che avevo intenzione di fare su FIFA 15. Allora, volevo fare una serie. Se Johnny Cricca smette di farci da sottofondo con le sue non si sa cosa. Perché Comunque, io ho Juventus contro Juventus? Non lo so. In Cosa è? Cosa? No, alto a sinistra io ho Juventus contro Juventus. io in alto a sinistra non c'ho proprio niente. Ah no, c'ho Juve Chelsea. Vabbè, comunque stavo dicendo, prima che Johnny mi interrompesse con i suoi deliri, che avevo intenzione di fare una serie che molti di voi, o perlomeno chi mi segue da tanto, già conoscerà. Ed è, mi fai finire il discorso, poi iniziamo a giocare. Il Road to Premier League. Allora, io già su Ultimate Team ho iniziato a fare una bozzetta di squadra della Premier, ma molto scarsa, con giocatori che valgono, diciamo, 400-500 crediti a testa. E avevo invece intenzione di arrivare poi a una squadra molto più forte con i giocatori orari rari, insomma, quelli che costano Scusa, tanto. Zampe, E tutto questo, appunto, sarà come avresti fatto intenzione di prenderli i soldi? giocando. Cioè, se non sbusti un pacchetto, li mettiti a fare compra vendita di contratti per 16 anni. Ma non ti preoccupare, vincerò tutti i titoli delle stagioni e da lì No, farò sto abbastanza soldi. scherzando, regà, guarda, io vi voglio dire solo una roba. Cioè, io, come potete vedere, ho fatto quel video scherzo. Gol! Che culo, Madonna. Ho fatto quel video dello sboosting, fratelli, veramente. Io, fate, ascoltate me che veramente già anche Zampe ne sa qualcosa. Fatevi la vostra compravendita, fatevi le vostre compravendite, perché se No, sono che compravendita che poi i contratti mi costano 500 fantastiche, euro. perché veramente sono tipo i gratta e vinci con le robe lì. Cioè, gratti e perdi. Sì, penso che sappiano come funziona un gratta e vinci. Vedete, Llorente! Sì, comunque stavo dicendo che appunto ho intenzione di fare questa serie. Scrivetemi sotto nei commenti se può piacervi. Mi stai già rompendo il cazzo, non so se hai Si capito. sta Mentre baccando io tutto. parlo, prima mi lasci finire il discorso e poi inizio ad Zamp, attaccare, guarda il colpo ok? di testa di Llorente. Sì. Oh, tira, tira che. E allora sai che ti dico, visto che fai il simpaticone, facciamo così, eh? Cosa sta facendo, cioè? Ma cosa? Tu volevi far gol senza portiere? Dai. No, No! No! Stai facendo adesso gioco seriamente però. Oscar, in mezzo per Ramirez, incredibile la sua corsa. Ramirez, vabbè. Caceres! Mamma mia, FIFA 15, Crick comincia bene, subito la Juventus con Llorente, E Pirlo. già, dici un po' le tue impressioni su questo FIFA 15, poi io dirò le mie. Non è fuori gioco! Allora, le mie impressioni sono, allora, a primo impatto, io vi dico la verità, fratello, a primo impatto, tipo, mi è sembrato un pochettino strano, perché, tipo, mi sembrava che i giocatori, tipo, si muovessero. Porca troia, si muovessero un pochettino a random e tutto. La cosa che, vabbè, poi quella lì secondo me è solo questione di abitudine, perché anche se vi ricordate anche negli altri FIFA e negli altri FUT io dicevo anche così. Una cosa che ho notato e che continuo ancora a notare è che a volte i portieri fanno prodezze incredibili, a volte fanno delle cagate allucinanti. Ho notato anche che, tipo, i tiri sono completamente cambiati. Perché, tipo, a volte mi ritrovo davanti alla porta, tranquillamente, basterebbe, tipo, anche Scooby-Doo riesce a fare quel gol. Premo, tipo, normalissimo, come premo sulla palla proprio schizza in Sì, allora diciamo che io condivido due dei punti di Johnny orbita. Crick.
Sono esattamente i gol, anzi uno solo perché l'altro non l'hai detto, ma vabbè, me lo dicevi prima che facessimo il video, quindi... Llorente, Llorente, fratelli, andate sempre dall'angolo che è gol. No. Stavo dicendo che secondo me, sì, è vero, i tiri sono diventati una roba impossibile perché si arriva a sbagliare davanti alla porta dei gol che veramente sono... Sì, Cioè, facilissimi. li farei anch'io che sono senza gambe, per dirvi. Vabbè, non nel senso letterale, credo che sappiate con le gambe. E comunque, il secondo punto è che dribblare è troppo Vero, facile. vero. Cioè, dribblare è veramente una stronzata. Qualunque giocatore con un minimo di controllo palla... Oh! Ad Può esempio, fratelli, farsi. io per farvi capire, tipo, prima stavo giocando Ultimate Team e avevo un giocatore che ha tipo 90 di velocità e 83 di controllo palla. E ho fatto 5-6 gol a zampe, che infatti stava per morire, semplicemente correndo a centrocampo e scartando mentre corro. Sì, vabbè, Perché praticamente per fare. Esatto. c'è anche da dire che io avevo una difesa con No, gente vabbè, da... comunque, no, non è che c'è una difesa così allucinante, cioè così di merda, Ma però diciamo che perché. era un Tevez contro un Io non è Paletta. che voglio partire, cioè, a dire difesa e tutto, perché comunque è proprio tutto il campo. Cioè, proprio tutto il campo. Ma l'ho fatto anche con Coman, mi pare si chiami, tipo la sinistra giovanissima della Juventus, che, porca miseria, cioè, non è che sia questa leggenda. Per me è fortissimo, non è questa leggenda. E scartava gente tranquillamente, tutto il campo. Però, vabbè. Hazard. E vabbè, diciamo Altra che... cosa, Zamp, gol di testa. Quasi i gol di testa, quasi scomparsi. Quasi se nel 14 erano facilissimi da fare, su questo sono impossibili. Cioè, scomparsi. Sì. non si segna più di testa. Io ci ho fatto l'unica eccezione, il primo gol su Ultimate Team. Poi non ho più segnato di testa perché è impossibile. Poi te c'è anche Llorente, quindi Ma tra vediamo l'altro, se... adesso non mi ricordo, potrò dire un bug allucinante, non mi ricordo. Ma nel FIFA 14 si potevano usare come kit delle divise quelle delle nazionali? Boh, non mi ricordo. Più che altro perché non mi è mai interessata la cosa. Sai che mi sa di no? Come blocca tutta l'avanzata, incredibile. Sì, è Juventus, però. No, comunque, a parte quello, sicuramente un ottimo gioco. Solo che, ecco, mi avevano fatto un po' storcere il naso queste cosette che spero correggeranno con una... vabbè, sono stronzo. Che spero correggeranno con una patch. Ah, e più che altro, adesso non so se è una cosa che capita nelle stagioni, sono la quantità impressionante di rigori su Ultimate Team. Cioè, io tipo in ogni partita becco rigore, anche se No, tipo. gli arbitri sono più cattivi, quello è vero. Cioè, mi è Sì. Sì, capitato di prendere cartellini gialli per dei falli inesistenti. O sì, meglio, sì, sì. Ma poi tipo, come si dice? Ma ad esempio, tipo c'è il giocatore che sta tirando, arriva, che ne so, magari cade mentre tira, il difensore gli va addosso, che quello lì sta già cadendo, rigore. sì, quello. Sì. Oh! Oh, porca troia, Llorente! GK, hai preso una piccola traversa, GK. Certo! Dai, dai, ragazzi, qui Cazzo, bisogna che c'ha scaldarsi. Llorente? Messi! Ma sai qual è il problema? Che non mi piace la divisa del Chelsea, di conseguenza gioco male, perché già lo vomito e boh, fa schifo. Cioè, perché non ho preso la blu normale, cazzo che... Vidal, Va bene, è sempre domenica, passala la palla quando ti va. E vabbè, il momento di fare gol con Diego Costa che è un mostro, e adesso che Chelsea dimostra. quest'anno. Chelsea quest'anno spinge, sì, c'è una squadra veramente poua. Not Joe. Ah, fratelli, come. Poi lo dirò ovviamente anch'io. Arriveranno tipo miliardi di serie cioè miliardi di video su FIFA perché la Sroventus torna in campo. E comunque, Zamp, devi cambiare il nome alla tua squadra. Lo so, ma non so perché l'ho cambiato, ma non c'avevo Minecraft, quindi No, boh, non lo so. cambi, lo cambi dal menu. E poi, fratelli, ne approfitto anche a dire a Zamp, che sarò anche al mio. Ci vediamo a Romix, cazzo. Sarà un portento. Ah, sì, esatto. Mi stavo dimenticando di questa cosa, ma sabato e domenica saremo al nostro stand Melagodo, del quale veramente vi ringraziamo sempre e magari nemmeno abbastanza, perché senza di voi non avremmo mai avuto queste cose. E, appunto, saremo allo stand Melagodo, quindi vi Anche aspettiamo io. davvero tantissimi. Diego Costa, incredibile il tiro! Ancora, cross dentro, la botta di testa! Non c'è Niente, oh, niente. di testa è impo. No, non si segna. No, Pam. Tevez, perché ti sei girato la palla? Goditi questo, GK, guarda che gol, eh. Indietreggio, passaggetto, avanti si scatta, incredibile. Cosa sta succedendo? Schiatta come, scusa? Hai 200 all'ora. Vabbè, comunque dicevo, questo sabato e questa domenica, Eves!
Cioè, non esiste altro, dobbiamo buttare giù Eves! lo Eves! stand. Perché se No! non buttiamo giù lo stand, ragazzi, me la godo non è felice. E non arriveranno più video. Quitteremo tutti. Infatti bisogna fare un bordello allucinante tipo a Romix. Sì, Io vorrei magari iniziare anche tutti. non facendoci buttare fuori dalla fiera come è successo altre volte, però sì, più Vabbè, siamo, meglio è. porca miseria, 2 ore e mezza su da spizzico con quel buttafuori, non sapevo più che cazzo fare. Vieni, devi uscire! Ma Vabbè, perché devo poracci, uscire? facevano quello che gli dicevano di dire, mica. Oh! Sì, lo so, ok, però. Sì, perché poi il bello è che molta gente ha pensato che fossimo stati noi a volere buttare fuori robe del genere quando non è assolutamente Il così. primo che sono stato buttato fuori sono io. Sì, infatti. Llorente! Ma che cazzo gli hanno fatto a Llorente? Ma Cioè, Llorente è scusa. veramente qua. Cioè, tira come di sinistro, di destro, d'esterno. È un mostro. Veramente, veramente. Gran rima, GK. Puoi andare a fare il rapper. Ottimo, È Fabregas. veramente un mostro sempre presente nel campo, in mezzo alla gente. Lui tira, è Fernando Cazzo Llorente. stai a dire? Attenzione, Ramirez, il passaggio in mezzo per nessuno. Sto giocando male oggi. Sto giocando male perché ho Llorente! giocato. Porca troia! No, non mi dare rosso, te ne prego. Te ne prego, Si è arbitro. piegato il collo di Llorente! Ma come giallo! Grazie, arbitro. Ma come L'adoro. giallo! Ah, comunque, ragazzi, avrete notato che sono rimasto forse uno dei pochi, se non l'unico, che non taglia le partite durante. Cioè, quando faccio dual non taglio mai le partite. Questo non è per mancanza di voglia, come potreste pensare, ma semplicemente perché mi piace mantenere. Porca Che troia. cazzo, mi sembrava così. Anche a me piacciono le partite quelle tutte alla fine. Sì, perché comunque, cioè, non ti perdi niente, è tutto in diretta, Come tipo. on, Come direbbe l'avvocato di YouTube TV Verité, capisci? Sì, vabbè, ma non è possibile. Pirlo! Ma dai, regà! Ma com'è possibile che Pirlo tira così No, senti, io non posso la mia prima partita di FIFA perderla così. È arrivato il momento di tirare forte. Vai. Asa. Bravo Asa, bravo Asa, bravo Asa, Si è rotto il bravo cazzo. Asa. Oh, te lo rompo e basta. Le gambe. Ma non c'è nessuno che scappa. Vai, William! Bravissimo, corri! Tu sì Dai, che mi piace, Pog. dai, William! Pum! Rigore, Che arbitro! intervento, che intervento, Dai. che intervento. Ole. Niente gol di te. Parc de Bas, Parc de Bas, Parc de Bas. Dai, porco Giuda! Alto. Ma fallo di che? Dai! Arza! Fiore, No! Fiore per Tevez. Ci sono gli scambi magistrali. Tevez, Tevez No! Pago! Tevez, Tevez, Tevez! Oh! Allora, innanzitutto c'erano 7 rigori in questa azione. Sì, ma a me si sta scaricando la batteria, non vorrei che No. finisse. C'erano 7 rigori, Llorente. Dipende da Ma no, come sei, Llorente. GK, che non fare puttanate! Non fa. Llorente! Ci sono dei rimpalli allucinanti. Dai, John Dai, Terry. Zappi, dai. Non è ancora finita. Lo so che non. Si Abbiamo. schippi questi cazzo di replay? Non lo schifa. Oh. Non schifa nulla. Ok, vai. Comunque, fratelli, Mi si è scaricato il pad, ecco perché non skippava. Tevez è un mostro. Aspetta, che lo devo cercare il cavo. Vai, vai. Ok, l'ho trovato. Un secondo di pit stop. Se il Vai, mio portiere tira, non fare niente. vai. Vai, vai. Ha Sì. tirato. Ho capito. Vai, vai. Un attimo. Cioè, lo sto collegando. Dai, dai. Ok, l'ho collegato, Io. credo. No, va, perché sono sportivo. Gol. Ma che cazzo è? Perché non sta funzionando? Vai. Ok, ce l'ho, credo. Sì, in carica, Sì, perfetto. c'è. Si riparte, ragazzi, si riparte, devo segnare, per forza. Per forza, andiamo a far Ok, gol. di Bravo. sfondare la porta di Gianluigi. Ottima questa azione. Ptum! Vai, 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 Hazard. Hazard, Mezzo corpo. cross in mezzo, voglio un bel gol di testa. Pum! Sì, con Barzagli. Cos'è? Oh, Oh, vai, Iore. Dai, Iore. ma perché? Cioè, io non capisco perché la prospettiva su FIFA riesce a ingannarmi A me sempre. mi incanna sempre la prospettiva da 22 Si anni. incanna Però che sempre. cazzo fate? Si incanna sempre la Che prospettiva. cazzo fate, raga? Si schiantano da soli. Dai, William. Dai, William. Basta il William. cross.
In fondo è crossa. E datemi un gol di testa! Che cazzo fa? Ok, ok. Dai, 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 dai. Sì! Ho persi! Ho staccato il pad! Porca! No, Johnny, ho rotto il pad! Cioè? Johnny, ho rotto il pad! Cosa vuol dire? Ho rotto il caricatore! Ma è uscito il caricatore! Che gol! Aspetta, fammi vedere se funziona ancora! Cerca di finire la partita! Oh, l'ho rotto, Johnny, ho rotto il cavo. Dai, l'85esimo. Aspetta, c'ho quello del telefono che è lo stesso. Muoviti. Aspetta. Porca troia. Che... No, mi sa che non c'entra. No, ok, c'è entrato, aspetta, fammi vedere se lo che carica. Gol! Ho rotto il pad, cioè ti rendi conto? Che oh. Gol! Sì, ma io ho rotto il pad per fare questa esultanza. Cioè, presente... Ma funziona. Hai presente? Sì, l'estremità del cavetto, quella che va dentro il sì, pad sì, proprio. Sì, 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 io ho dato... Oh! Dato una... Oh! 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 Ho dato una strattonata della Madonna alzandomi e si è piegata, è rimasta dentro la metà, adesso l'ho tirata fuori. Che cazzo, eh. Dai, oh, se vai a vincere così, no, eh. Oh! Come on! Più che altro io non so se con questo sta caricando oppure no, cioè molto... In forza la controllo. Controlli di tacco in area. Vai, vai, vai. Dai, non può vincere Zampa. Ha fatto un tiro in porta. Mica sto vincendo, stiamo a pareggiare. Pareggiare, sì. Vai, Polpo. Dai, fermateli, levategli sta cazzo di. Oh! Niente da fare, oh, la palla. No. Oh! No, eh. Oh, Caceres. Martino Caceres. Caceres. Samoa. Così forte in Samoa. Llorentore nazionale. Tevez muore. Tutti che muoiono. Attenzione. Dai, dai, andiamo su. Ma non così. Llorente. Partita al cardiopalma questa, signori. Dai, io e basta. Sembra ping pong. Si trovano a vendere i cavi per... È un micro USB, Zampa, voglia. Ma cosa sta succedendo? Finita, fine primo tempo. Come vedo se sto ricaricando... Cosa primo tempo? Johnny, come vedo se sto ricaricando il pad? Signori, la partita è finita in pareggio. Va bene. Esatto, vabbè, questa partita è finita così con un pad rotto, vabbè, una partita abbastanza equilibrata, diciamo, e veramente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, in caso vi esorto a lasciare un bel mi piace, un commento se l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, a quello di GK, anche se già lo conoscete tutti, quindi per me è stato un onore ospitarlo nel mio canale, io spero di vedervi nei prossimi video, bella ragazzi, ciao da Zappetti, bella. Amore totale, bros!